Edol stava proprio per lasciare nel momento in cui Commodore acquisì MOS. Gli era stato promesso che dopo il Team One gli sarebbe stato affidato il progetto di creare un vero computer, ma i fondi erano risultati poi insufficienti, provocando in lui una grandissima delusione. Una volta che MOS divenne proprietà di Commodore, fu proprio lui a convincere Jack Tranniel a compiere il salto che avrebbe permesso all'azienda di passare dal business delle calcolatrici, ormai inflazionato, al promettente mercato dei computer. Le velleità informatiche di Chuck Peddle avevano ricevuto un assist da Radio Shack, che a sua volta stava contattando alcune aziende per far realizzare un computer da vendere attraverso la propria catena di negozi. Tranniel non era del tutto convinto che mettersi a progettare computer sarebbe stata una buona idea, ma pensò che alla peggio la cosa avrebbe potuto aprire le porte ad un rapporto di fornitura di calcolatrici con Radio Shack. Dal momento che Peddle rappresentava l'esperto sull'argomento, gli venne data sostanzialmente carta bianca.